Vittoria e fuga in classifica per la capolista Notaresco, che dopo il pari di Montegiorgio riprende la marcia a pieno regime. Ma quanta fatica per battere 3-2 un indomito Chieti, spento nei primi minuti, poi grintoso e battagliero come nei desiderata del tecnico Pino Di Meo. Nel Notaresco assenti, blando e lo squalificato Frulla, Pomante arruolabile solo per la panchina, c'è Marcelli in mediana, davanti Cramellà, Romano e Sansovini. Nel Chieti out Brugaletta, ma rientra in parte l'emergenza, coi recuperi di Milizia e Fantauzzi. Mazzolli va in panchina, Panecasio e Catalli a supporto dell'ex Traini. Nei primi 15 minuti non sembra esserci partita. Chieti timido contro un Notaresco arrembante, nel quale Sansovini non perde tempo a scaldare le mani a Camerlengo. Così arriva subito un tremendo 1-2 della prima della classe con due gol da favola. Il primo al decimo lo sigla Niccolò Cancelli con un destro volante dopo respinta della difesa teatina. Un gol bellissimo da vedere e rivedere. Il primo per il classe 2000 rosso-blu. Si può fare meglio di così nella stessa partita? La risposta, se c'è in campo Marco Sansovini, è sì. Basta aspettare appena 3 minuti, quando il sindaco, qualche metro più indietro rispetto alla mattonella prediletta, disegna una traiettoria meravigliosa che scavalca un gigante come Camerlengo. Ottavo gol per Sansovini, tutto troppo bello e inebriante per il Notaresco, che al quarto d'ora torna sulla terra perché il Chieti si sveglia d'incanto per merito di Giacomo Fantauzzi, che in torsione incontra il corner di Catalli. Colpo di testa imprendibile per Ginestra e gol dunque del difensore teatino con il vizio della rete. La partita cambia perché ora è un altro Chieti più combattivo e che trae linfa dagli inserimenti di Milizia. Notaresco sorpreso e Magnoni stimola i suoi facendo scaldare 3 giocatori. Sansovini resta sempre una minaccia per il Chieti. Al 38esimo Milizia serve Bagigalupo, ma Ginestra è attento, come lo è altrettanto Camerlengo in chiusura di primo tempo sulla sventola di Marcelli. La ripresa si apre subito con un giallo. Meola serve Catalli, che elude il fuorigioco e scavalca Ginestra. Salvatori con una scivolata salva in corner, secondo i giocatori del Chieti, però aiutandosi con un braccio. Per Barbiero di Campobasso non è rigore, ma è un ottimo Chieti quello che inizia la ripresa. Meola al 7° impegna dalla distanza Ginestra, il quale deve superarsi 2 minuti dopo sul colpo di testa di Veneri indirizzato sotto la traversa. Notaresco in grande affanno e Vagnoni corre a ripari al 9° passando al 3-5-2 con Disaverio e Pomante al posto di Ghiani e Icramella. E al 16° i padroni di casa si rivedono con la combinazione Romano-Cancelli. Il Chieti mantiene l'iniziativa, ma ora fa più fatica contro la maggiore densità difensiva dei padroni di casa. Il Chieti ha un'opportunità potenziale alla mezz'ora, quando Traini serve il neo entrato Bruschi, che poteva gestire meglio la finalizzazione. E al 38esimo il Notaresco chiude i giochi. Esterno di Liguori, svarione di Veneri, Romano ne approfitta, dribbling e piatto mancino alle spalle di Camerlengo, un gol che fa venire giù il Savini, perché il più 8 è in realtà, anche se in pieno recupero c'è un fallo di mano in area di Disaverio, e Traini trasforma il rigore per il definitivo 3-2. Il Notaresco dunque continua la sua marcia e comincia davvero a sognare la Serie C. Per il Chieti è la quarta sconfitta consecutiva, ma il carattere c'è ed è la base da cui ripartire. Al resto dovrà provvedere il mercato. La squadra sembrava all'inizio un filino scarica. Dopo il gol di Fantauzzi è iniziata un'altra partita, questa è stata la sensazione? Ma la sensazione forse da fuori, invece io ho visto i carichi, i ragazzi hanno lottato, hanno dato tutto, poi c'è stato con questi 2 euro gol. È stata una partita dove noi abbiamo lottato tantissimo, abbiamo avuto le nostre palle gol, dove il portiere loro è stato miracoloso, specialmente su un colpo di testa su Veneri, ha preso la palla nell'incrocio dei pali e poi abbiamo lottato, non posso dire niente, anche i tifosi ci hanno applaudito, questo significa che è una cosa positiva, perché hanno visto la squadra che hanno messo il cuore. Quello che dico sempre, che bisogna metterci il cuore sempre, fino alla fine, fino al 95esimo, fino al 100esimo, così le partite si possono aggiustare. Bisogna darci dentro, bisogna capire che noi da domenica prossima inizia il nostro campionato, il campionato di lotta, di guerra, perché dobbiamo metterci queste cose qua, le fighette, le colpetti di tacco, queste cose qua non esistono più nel calcio. Qua da domenica, da domani, voglio gente che dà il cuore e sputa il sangue per il Chieti Calcio, il resto non voglio vedere niente. Tutti quelli che vengono qua per sguazzare, per far sì della presenza, se ne possono andare domani mattina. Io voglio gente che dà l'anima, come l'hanno data. Hanno dato anima a tutti, però bisogna dare qualcosa in più, perché manca qualcosa, lo sappiamo. Adesso la società sa che deve andare sul mercato, deve fare
diversi acquisti, perché mancano gli acquisti, mancano i cambi, manca tutto. Presidente, c'è grande entusiasmo, è comprensibile perché la partita è stata sofferta, vinta, e poi c'è anche questo Piotto in classifica che potrebbe far perdere un po' la testa, no? No, la testa non la perdiamo sicuramente, perché noi siamo con i piedi per terra e diciamo, dobbiamo rimanere fino alla fine. Perché il nostro obiettivo era un altro, adesso è chiaro che è cambiato tutto, perché effettivamente non ci possiamo più nascondere. Noi come società ci crediamo, la squadra ci crede ancora di più, e questa è una cosa positivissima. Quindi noi oggi abbiamo disputato l'ennesima grande partita, perché siamo rimaneggiati per il fatto di infortuni e squalifiche, però i ragazzi, tutti quelli che sono entrati, poi il secondo tempo è entrato anche un ragazzo del 2002 di Saverio che è entrato benissimo, quindi era la seconda volta che entrava. Quindi questo sta a significare che c'è un grande gruppo, ma i risultati arrivano sempre perché alla base poi c'è il gruppo, altrimenti da solo non vince mai nessuno. Si può vincere una partita, ma poi le cose che contano ci vuole il gruppo. L'entusiasmo serve per fare grandi risultati, però bisogna tenere anche i piedi per terra. Ecco, sarà importante gestire le prossime settimane, perché con questo Piotto è chiaro che si sogna. Assolutamente sì, noi stiamo vivendo, come hai detto tu, un grande sogno. La tifoseria è euforica, la tifoseria è grande, perché fanno il tifo dal primo minuto fino al 90esimo, e devo dire anche che lo fanno molto educatamente, nel senso che tifano la squadra e non offende nessuno. Questa è una cosa molto bella. Adesso noi, come dicevo prima, ci dobbiamo credere, ci sarà il mercato di dicembre. Ecco, cosa possiamo dire? Ma che centrocampo? Che cosa dobbiamo dire? Sì, è chiaro che qualcosa dobbiamo fare, ma soprattutto per un fatto numerico, perché siamo veramente pochi. È chiaro che abbiamo bisogno di una persona a centrocampo sicuramente, però noi vogliamo sempre con i piedi per terra, perché non vogliamo sfasciare questo bel gruppo.